Isaac and his mother lived alone. Salve ragazzi e bentornati su The Bandico Isaac Afterbirth. In questo episodio vorrei tentare la Daily Challenge, che in realtà questa qui sarebbe di ieri. Infatti verrà cambiata tipo in 1 ora e 48 minuti. E non posso farla perché sto senza internet e non posso ottenere il seed. Allora faremo una run normale, che è idealmente la mia... cioè quello che pensavo già di fare. Vorrei farla con Azazel, perché ci manca tutto il ramo della chest e anche dei lamb, quindi in base a come ci gira andiamo dall'uno o dall'altro. Ricordo sempre di non guardare il post-it per quanto riguarda... vabbè, il Cellar. Per quanto riguarda il Taurus... vabbè. Per quanto riguarda i progressi, perché non è aggiornato? Cioè, non è aggiornato da quando ho fatto la... ecco, fa un bel danno in faccia così for fun. Perfetto. Dicevo, perché da quando abbiamo aggiornato ad Afterbirth, dei salvataggi hanno fatto un pochettino come cacchio gli pare, quindi i progressi non vengono mostrati correttamente. Mi è stato detto che il problema è stato risolto, quindi potrei semplicemente rimportare i salvataggi di Rebirth per risolverlo. Però a quel punto credo perderei tutto quello che ho fatto in Afterbirth e non mi pare decisamente il caso. A questo punto andiamo a vedere cosa c'è il primo boss, che è il Duke of Flies. Che penso non durerà poi tanto il Duke of Flies contro di noi, soprattutto quando ci vado pesante. Oh, grazie al cielo! Squeeze. Tears up e... due cuori di fede, dicevo, soprattutto quando ci vado di faccia e mi ci butto anche i cuori neri della serie. Vabbè, comunque sia, continuiamo a cercare Burning Basement numero 2. Ok, non so perché oggi sono veramente imbecille nei movimenti. Sarà che non ho dormito stanotte, però non mi sembra una motivazione sensata per essere così rimbambito. Ok, cuore rosso, dico non me ne faccio niente, vediamo cosa c'è qui dentro. Carino, però aspetto. Perché potrei avere qualcosa di meglio da fare nella Curse Room. Anzi, sai che vi dico? Tanto sono boss, è una boss rush, no, è una boss arena, quindi... saranno due boss, non credo mi faranno tutto sto gran casino. Allora, 1, 2, 3. Zampa di gappi, che non serve quasi a niente per noi, tranne che effettivamente possiamo... beh, siamo più vicini a diventare gatti, per così dire. Tra l'altro ho preso un danno, eh. Ricordate quando ho detto che mi sento troppo rimbambito? Forse lo sono veramente. Pin, se mi faccio colpire anche da pin, mi do all'ippica. Perfetto. Mi dà qualcosa? Un sacchetto che contiene... vabbè, la chiave in realtà... probabilmente vale più la chiave che tutto il resto che ho trovato in questo nuovo piano. Continuiamo. Cuori, di cui non me ne faccio niente. E TNT che posso far saltare in aria in maniera... ecco. Speravo mi dasse un cuore nero, uno di quei due teschi. Niente. Che amarezza quando è così. Andiamo, andiamo, andiamo. Inizio anche a pensare male per il prossimo power-up, perché sto dicendo, vabbè, magari trovo un power-up decente, invece. Pillola, che sarà sicuramente una ciofega. Ematesis, che a noi non fa proprio niente. E eccellente, perché abbiamo trovato un'altra... dov'è? Non voglio fare rischi. The World, visto che mi voglio portare The Full Appress... oh, Punching Bag, praticamente... va in giro aggrando nemici e quant'altro. Mi porto il momento The Full perché in caso trovo una stanza maledetta la vorrei usare, sperando che me lo faccia usare, cioè sperando che ci sia una stanza maledetta qui, e ovviamente non c'è la stanza maledetta. E visto che il The Full non mi piace sprecare i The Full, però la, come si dice, il The World, sai che vi dico? Allora, torno indietro. Uso il The World per vedere dove è la stanza segreta, perché altrimenti comunque sarebbe sprecato. Ho sbagliato tasto. Perfetto. Potevo anche entrare nella stanza del power up senza sprecare i chiavi, però vabbè. E ho ottenuto un'altra chiave, faccio saltare anche il Beggard delle chiavi, così che da aumentare la mia pick di un po', la chance, cos'è questa? Infested. Diventare un po' la chance di ottenere un patto con Satana, anche se a meno che il boss non mi spona un bel aumento di vita, non credo di poterci fare granché col patto con Satana, a meno che non sia Ceremonial Robe.
Per il resto mi ucciderebbe tutto. Cuore nero, che va sempre bene. E boss, che è Little Horn. Ti pare che so. Oh, che bello. Raramente si fa male da solo, quindi è sempre bello quando succede. Ah, se la sta prendendo col punching bag. Muori. Ah, si è attivato anche Taurus, giusto per fargli lo smacco finale. Abbiamo ottenuto un cuore di fede. Questo dovrebbe essere un aumento di vita e un trinket. Il trinket è la Lucky Rock. Vabbè, poteva essere di peggio. E vediamo cosa c'è qui dentro. Il pentagram, che diciamo, non mi faccio pregare, mettiamola così, dai. Ora Azazel c'ha sempre più il setup da demone, con tanto di corna allegate del pentagramma. Vorrei anche vedere a quanta vita siamo. No, quanta vita, a quanto danno siamo arrivati. Direi discreto. Se io mi metto qua, però. Ah, ho visto anche una bellissima roccia tinta, che la Curse of Darkness mi stava per far perdere, che contiene. Ah, è vero, adesso abbiamo la Lucky Rock. Devo mettere le rocce sempre in maniera da far saltare le più rocce possibili, perché grazie alla Lucky Rock, che più o meno c'è lo stesso effetto della Petrified Poop, possiamo tirar fuori da quelle rocce robetta interessante. E muori. Ah, ne spawna addirittura due. Infame, eh. La testa di pesce spona mosche. Ecco, Isaac Tears. Aspetta, Isaac Tears però con il Brimstone cosa fa? Fa un cacchio uguale, niente. Mi tengo la zampa di Cappi, che è virtualmente inutile, ma se otteniamo vita possiamo usarla per convertirla in tre cuori grigi. No, cuori di fede. Se ho detto cuori grigi è colpa di Nonotus, continua a chiamarli così, eh. Morto uno è morto. Come non detto, morto due. Ora è morto due. 13 centesimi non ne vale la pena ancora di andare allo shop, perché se entro e c'è qualcosa di super figo, 14 centesimi, e non lo posso comprare così come pochi. Forse conveniva andare allo shop prima di incontrare questi mini grid. E muori anche tu. Non abbiamo abbastanza power up, abbiamo trovata. Faccio l'azzardo dentro lo shop ugualmente. Tanto con la fortuna mi ritrovo ci sarà grid. Non c'è grid, cosa che già mi fa lascia un pochettino strano, devo essere sincero. E io quasi quasi per un centesimo mi prenderei la blank card, così da poter sfruttare the full la ripetizione. Perfetto. Ho sprecato la mia ultima bomba, lo so. Alla blank card, e qui adesso ho the full la ripetizione, che posso usare per entrare nell'arena, arraffare tutto e fuggire, e nonché per altre piccole cosette. Questa è l'arena, no? Ecco. No, meglio farlo dopo aver sconfitto il boss, perché se il boss mi dà un HP up e quelli mi sparano tipo il patto con Satana, posso prendere il patto con Satana. Credo sia abbastanza sensato come discorso. Forse voglio prendere però. Allora, abbandono la Key Rock, perché francamente la testa di pesce implica che ogni volta che prendiamo danno spariamo mosche blu. Le mosche blu fanno parecchio danno col nostro danno. Quindi non sono tipo ad andare a sfondare cose a destra e manca, quindi la Lucky Rock sarebbe molto marginale. E poi non ho neanche gli strumenti per farlo. Ok, boss. Azazel contro The Hollow, che è parzialmente già imploso, per carità. Però vabbè, cose che capitano in fin dei conti. I boss come Pin, The Hollow e quant'altro, HP up e nessun patto con Satana. Quindi ne vale la pena poi andare a vedere. Tra l'altro qua con questa Curse of Darkness io non ci vedo un accidenti. Vale la pena andare a vedere quello che c'erano nei tre forzieri neri giù nel patto. Anche perché seppur non troviamo, che so, Gappi. Sì, Gappi. Un patto con Satana. Possiamo comunque trovare cosette carine tra cuori di fede e quant'altro. E in effetti i cuori di fede li abbiamo trovati. Sai che vi dico? Ho la blank card. Usiamola, no? Allora, abbiamo ottenuto praticamente due cuori di fede e mezzo, perché conto di averne. Mi sembra di averne perso uno. Anche se non mi sembra, perché li ho tutti. Qualcosa mi sfugge. Ma diciamo me ne occuperò nel prossimo piano, anche perché non voglio fare un video lunghissimo. Già arrivare fino in fondo è parecchio lungo, come. La strada è parecchio lunga. Ok, power up che è. Pesci.
La Tears Up, Knockback, che il Knockback non credo si applichi al nostro Brimstone. Però vale sempre la pena. È inutile adesso. Uno, due, muori. Speravo di uccidere. Ecco, infatti l'ho ucciso. Dicevo, speravo di uccidere il campione lì in mezzo. Blank Rune, che dovrebbe poter fare l'effetto di una runa a caso. Non so se la Blank Card può emulare la Blank Rune, ma francamente non so neanche quanto converrebbe a posteriori. E vediamo un pochettino. Sono riuscito. Facciamo un esperimento scientifico, a parte bad guess, no. Volevo fare l'esperimento per provare la Blank Rune, però francamente non so bene quali vantaggi mi potrebbe dare, perché essendo una runa a caso, ci sono rune buone, ma ci sono rune che sono molto situazionali e quindi. Ecco, ad esempio questa, il centesimo potrei sacrificarlo, vediamo un po'. Perché spero che capiti peltro, che cambia la roba. Sto usando il tasto sbagliato. Ok, abbiamo usato la runa quella del passaggio. Allora, io mi vorrei prendere prima di scendere lì sotto il The Fool. E se è un black market e quindi non è un banale spazio sotterraneo che contiene un oggetto, un fossile e basta, potremmo anche fare qualche patto con Satana. Sia mai che otteniamo qualcosa di figo. No, è soltanto lacrime penetrative che quindi ci facciamo cavoli avendo il brimstone già. Praticamente è una cosa vuota, a meno che non faccia altro che non mi ricordo. Speed up. Ok, compensiamo lo speed down dell'aver avuto il toro. Tra l'altro, scherzando e ridendo, se guardate abbiamo tre segni zodiacali. Il power up di tre segni zodiacali. Un'altra ricarica per la blank card. Che sembra dire usami, 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 usami. Perfetto, continuiamo a scendere. Perché sprecare chiavi che tra l'altro non ho per far cose del genere? Non lo so. Ok, abbiamo trovato una chiave che potremmo usare anche nell'arena. Non so se ne vale la pena, però potenzialmente potremmo farlo. Morto, ma manchi solo due, eh. Che cacchio. Vediamo se troviamo prima altre chiavi. Morti tutte e tre, ecco. Neanche a farlo apposta, andiamo all'arena, apriamo quella cosa e fuggiamo prima magari di roba strana a romperci le scatole. Tra l'altro poi posso avere tranquillamente la ricarica lì garantita, non è un problema. Cosa c'è qui dentro? Due bombe e The Hound. Che non so neanche se ne vale la pena uccidere The Hound. Tra l'altro è una variante che non mi ricordo cosa fa. Per quello che mi riguarda potrebbe fare. Ah, spawna. È una variante spawner di The Hound. Morto. E i spawnati. Chi è il secondo? Oh, Fistula. Che per carità, può essere, in base a come lo si affronta con il Brimstone Fistola, può essere la cosa più facile o più snervante nell'assoluto. Dai. Sì, so che avrei potuto usare Blank Card per andarmene, però ormai ho fatto il grosso del lavoro. Sia mai. Speravo in uno spawn più decente alla fine, eh. Cioè, mi sono fatto un po' il culo. Vediamo se c'è qualcosa qua sotto che mi giustifica questa perdita di tempo. Tre centesimi, che vogliamo dire che ci ha giustificato la perdita di tempo, ma io spero tuttora in un bel patto con Satana, però non. Ormai non è con tutte queste grandi speranze. Ma non per motivi strani, in teoria il patto con Satana dovrebbe essere quasi garantito, però anche prima doveva essere quasi garantito, eppure. Morto uno, morto. Ah, lo vedevo immobile perché stava aggirando il punching bang, non capivo effettivamente. Ah, domanda. Visto che questi giorni mi è capitato di dare un'occhiata ad alcune mod, le ho viste da video di altri youtuber, no? E potrebbero essere abbastanza fighe come cose. Voi vorreste che moddo il gioco per avere più cose su schermo? È una cosa che rende lo schermo molto meno pulito, però magari può piacere o no, non lo so, quello dipende da voi. Ok. Tanto lo sapevo che un danno lo prendevo prima o poi. Tanto ho compensato. Ecco, poi si attiva Taurus. A ripensarci, potevo semplicemente gironzolarli intorno finché non si attivava Taurus. Andiamo a affrontare sto boss ben sapendo di aver preso danno con Grid. Vabbè. E cos'è? The Husk. Altro boss che se siamo veloci, cioè abbiamo già il colpo carico, potevamo sbrigarcela in fretta. Cosa che ovviamente io non ho fatto perché sono uno molto disattento quest'oggi. Ah, è esplosa la mosca. Pensavo fosse esplosa la cacca e era una cosa nuova. Latch key.
che è un lockup, due chiavi e un patto con Satana che spero si contenga qualcosa di buono. Contiene Gimpy, quindi di base è già buono. E The Betrayal, francamente, se lo possono tenere per quanto mi riguarda. Può essere comodo The Betrayal, ma a me non piace per niente, cioè c'è poco da fare. The Betrayal mette lo charm quando veniamo colpiti su tutti i nemici nella stanza per tot tempo. Mentre Gimpy, quello che abbiamo preso. Curse Room. Simpatici. Vogliamo prenderci Curse of the Tower? Ben sapendo che potrebbe sfancularci allegramente tutto quanto. Sì, perché sono scemo. Perfetto. Blank card per uscire gratuitamente. Che cacchio? Perché abbiamo sta cosa? Ah, ok, Gimpy con il Brimstone che viene una cosa strana da vedere. Non capivo l'estetica di quel coso che si gonfiava sotto Azazel. Ok. Epic Fetus. Abbiamo completamente cambiato setup. Possiamo distruggere qualsiasi cosa perché adesso abbiamo dei pratici missili a ricerca. No, a ricerca è tutta una cavolata. Missili e basta. Non abbiamo più il Brimstone, ovviamente. E potrebbe essere un pro e un contro. Non lo so in questo caso specifico cosa sarà. Bisogna dire che il danno lo facciamo, eh. Tra l'altro non abbiamo quasi più bisogno di bombe perché qualsiasi cosa per cui necessitavamo bombe, possiamo semplicemente sfondarla grazie a Epic Fetus. Tipo qui. Tipo qui. Per certe cose è veramente comodo. Per altre può essere veramente seccante. Dipende come piace giocare a voi. Io mi ricordo che in Isaac Vanilla, per capirci, prima del Rebirth, era un oggetto talmente overpower. Oh, buono! Era un oggetto talmente sgravo che. L'unica cosa che mi devo ricordare è che non posso più sparare a gratis perché non sono immune ai danni nemico. Dicevo. Ah, in Isaac originale, se così vogliamo chiamarlo, era un oggetto talmente potente che praticamente tu lo trovavi e hai vinto la partita. Perché all'epoca non scalava col tuo danno. Cioè tu prendevi Epic Fetus, avevi il danno. Un danno della miseria. E niente. Distruggevi tutto, semplicemente. Distruggiamo anche te, magari anche le rocce intorno. Sia mai che scappa fuori qualcosa di utile. Notare che adesso se troviamo rocce tinte possiamo semplicemente farle saltare in aria con una facilità impressionante. Però, c'è sempre però, no? Perfetto. Però dobbiamo stare un po' più attenti. Ovviamente non abbiamo più la fire rate che avevamo prima, eh. Quello è, credo sia implicito. Uno e due. Niente, esco, rientro e vedo cosa c'era qui, pigiando il tasto. Due ciccioni. Io penso di riuscire a scappare prima che riescano. Ottimo. Tra l'altro anche la ricerca delle stanze segrete può essere relativamente più facile. Cioè, se incominciano a sparare bombe a destra e manca, prima o poi qualcosa scapperà fuori. È più elaborata di così la cosa. Oh, povero Wrath, che è imploso. E tra l'altro ho visto adesso una roccia segnata, che stavo per uscire senza badarci, purtroppo. Ecco, adesso avendo col senno di poi, la Key Rock sarebbe stata veramente figa, perché immaginate che da ogni roccia poteva scapparci fuori roba. Ovviamente io non potevo sapere che ci sarebbe stato Epic Fetus nella run, quindi non me la prendo con me stesso. Vediamo un po' cosa c'è qua. Bombe. Shop che visto che ho 30. Beta, momento. Prima di spiegare una chiave per entrarci. E infatti. Pillole, pillole, pillole. Intanto vediamo se c'è uno shop. Poi sono pillole conosciute? No, no e no. Allora, uno. Tears down, non me ne frega niente. Due. Range up, che non so se è effetto. E Bad Trip, che in realtà non ci ha fatto assolutamente niente. Perché? Perché abbiamo usato Bad Trip. Si è attivata la Curse of the Tower. E si è attivata anche. Cos'è questo? 48 di energia. E si è attivata anche la praticissima. Praticissimo Gimp. E Gimp in queste cose aiuta parecchio. Perché spona un cuore di fede quando noi prendiamo danno. Allora, io prenderei questo tarocco solo sperando che sia qualcosa di figo, che non lo è. Quindi depositiamo tutto dove siamo, all'Adept 1. Mi lascio solo 15 centesimi. Perché poi abbiamo un altro shop dopo. Non posso lasciarmi 15 centesimi. Allora, mi prendo la chiave, le pillole. Ah, ma in realtà sono arrivato a 15 centesimi uguale. Ho The Full qui bello pronto. Ho uno svario di ricariche che purtroppo rimarranno qui perché. Non credo mi serviranno così tante cose.
Purtroppo ho un piccolo problema adesso però, perché tra Epic Fidus, noi, il nemico e l'escape goat ho troppa roba su schermo su cui tenere gli occhi. Potrei far grossi casini. Dove è finito lo Zubat grasso? Lì sopra. Non lo vedevo più, mica peraltro. Tutti morti. E parecchi cuori di fede in realtà, Cosa c'è qui? Tears down, non mi interessa. Qui ho visto che avevo fatto spawnare un altro cuore di fede. Diamo un'occhiata anche qua. E qua. Ah, anche il cercare dentro le fiamme azzurre ci vuole niente adesso. Uno. E due. Ecco. Siamo quasi a full vita. Non voglio dire che mi sento al sicuro perché ho parecchi oggetti che ci remano contro. Per esempio, Curse of the Tower che può trasformare un singolo danno in una. Nell'equivalente di un olocausto. Oh, bleh. Perfetto, Taurus ogni tanto si attiva anche nel momento giusto. Se trovo una stanza che è difficile da gestire, posso semplicemente usare aspettare, schivando, schivando, schivando. Un'altra blank rune. E facciamo che mi metto qui e la uso. Ho sbagliato perché non potevo farla. Ah, era una runa di protezione. Vabbè. Adesso facciamo saltare in aria tutto qui. Perché è scappata fuori un'altra runa? E un tarocco? Sono un po' perplesso da quello che è successo qui. Forse. Oh, che robetta carina che abbiamo ottenuto. Allora abbiamo Ghost Baby che forse rirollo perché non mi serve. Qui cosa abbiamo? Una blank rune. Light Priestess. Rirollo tutto grazie al frammento del D4 che potrei abbandonare. Allora, sto. Prendendo tutte le mie convinzioni e buttandole nel cesso. Sto pensando che se. Come cacchio si chiama? La carta bianca funziona anche col frammento di dado. Ho praticamente un reroll ogni 3-4 stanze. È più potente di 6. Quindi io vado qui, sacrifico altri 5 centesimi. Al negozio a prendermi una batteria che non c'è. Questo mi fa male. Ah no, c'è una batteria nel. Mi ricordavo c'era una batteria da qualche parte. C'è una batteria qui accanto. Ce n'è più di una addirittura. Se funziona posso rirollare due volte l'oggetto, nonché le rune. Più che altro l'oggetto però quello che mi interessa rirollare. Anche se credo che mi terrò comunque uno dei reroll per l'oggetto del boss. Allora, proviamo. Dice Shard, dimmi che scali. Halo. Perfetto. Tutto è bene quello che finisce bene. Adesso io mi ricarico nuovamente. Sono costretto a abbandonare The Fall, Però siamo sinceri. Mi volete dare torto? Ok. No. Praticamente adesso ho una combinazione di oggetti che è potenzialmente più forte del D6. Bello. Perché il D6 ha 6 stanze di ricarica, noi possiamo usare un effetto che è più potente del D6 con 4 stanze di ricarica. Chi te ce manda? Ora andiamo dal boss e vediamo cosa ci offre. Mostro 2, che con l'Epic Fetus, mi stavo confondendo su dove era. Ecco. Mi stavo confondendo sulla posizione dell'Escape Goat, posto della nostra. Ok, Taurus si è avviato, che in questo caso rallenta molto la nostra avanzata, se così vogliamo chiamarla. Bene. Penso gli manchi tanto un colpo, no? Mostro 2 e muore. Cosa ci offri? Le perle di mamma che non mi interessano perché aumentano il range e la luck, mi pare. Non mi interessa. Il range ce lo dovrei avere già decentemente. Riesco a farmi tutta la stanza. Buono. Ok. Quindi rirolliamola e. Anche un cuore di fede. E un. Che non posso prendere in realtà, E un HP up che di fatto ci impedisce di andare nelle stanze del power up. No, buonanotte. Nelle boss arene, però, ad esempio, qui infatti c'è una boss arena, però di fatto possiamo sfruttarlo per i patti con Satana. Sperando di trovarne a questo punto. Dai. Perfetto. Diamo un'occhiata. Vabbè, cambiamo stanza. Qui possiamo distruggere cose senza neanche doverci avvicinare. Devo stare attento a quella mosca che piano piano si avvicinava. Della sei, tanto non mi vedi, tanto non mi vedi. E invece ti vedo. Mosca, cacche, cacche, cacche. Credo che Taurus da ora in poi sarà più una rottura di scatole che un vero aiuto.
Mi sono accorto adesso che non c'è la, no, non c'è la mappa, quindi abbiamo la Curse of the Lost. Bam! E rimani soltanto tu. Tanto non mi dispiacerebbe trovare un altro famiglio, tipo Dry Baby, perché Dry Baby non si rirolla mai. Ma vabbè. Non sto a fare il puntignoso, più di tanto. Muori. Perfetto. Chiave ottenuta e abbiamo di nuovo il dado carico. Uno è morto e il secondo morirà a breve, credo. Non penso abbia chance di sopravvivenza. Continuiamo a cercare. Oh, ciao, Cocco. Bam. Bam. Magari sarebbe stato più bello vederlo anche farsi saltare in aria, però non ci ho pensato lì per lì. Dai, sto qua. Sali, perfetto. Chiave ottenuta e sto valutando seriamente di andare nella chest, perché comunque i boss della chest sono super stazionari nella prima fase, ecco, che è quella per me più difficile, che quindi conto di poterlo fare. Tra l'altro andando nella chest ottengo anche più vantaggi, perché io fino a Satana l'ho già sconfitto, quindi otterrei due vantaggi al posto di uno. Due cose da sbloccare al posto di una e non c'è da disdegnarla come cosa. E abbiamo dato la stanza il power up, che ricordo possiamo rirollare. Possiamo rirollare N volte in realtà, perché se... Ecco, dicevo, se facciamo ricaricare il... Ah, ecco, tipo il manuale dei mostri, lo prendo. Magari lo uso giusto così for fun, per vedere cosa ci avrebbe dato. Oh, Meat Boy di secondo livello, credo sia. Ok, Blankard, risiamola e rirolliamo. Ecco, Mutant Spider col... Potrei aver fatto una cavolata, vediamo. Ok, no. Abbiamo quattro... distruggiamo qualsiasi cosa. Se un boss è statico, ad esempio, per dirne una a caso, Isaac, Blue Baby. Così, con quattro mitragliate di Epic Fetus, che gli potrà succedere? Oh, non mi ero accorto che di essere stato attirato attraverso la cosa. Facciamo così, morto, morti, morti, morti e morti. Non mi ero accorto che c'era questo che ci attirava. Io ero tranquillissimo, ho detto, mo li uccido prima. Ok, brutta posizione. Ne ho uccisi tre e non erano neanche nell'area giusta. Chiave, ok, questa sarebbe da rirollare. Decisamente da rirollare, quindi mi faccio una stanza extra perché quello darebbe un cuore eterno e la capacità del volo. Però io già volo. E per quanto riguarda la vita, non è che mi serva veramente un cuore eterno. Quindi ecco, perfetto, una stanza giusta per fare quello che dobbiamo fare. Uno di qua. Tra l'altro qui è più facile, ecco, una volta che si attiva Taurus, perché faccio molto prima a fare quello che devo fare piuttosto che stare lì sperando di beccare il momento giusto per colpirli. Quindi arriviamo qui, più su. Giusto, ancora più su. E si rerolla. La chiave di papà. Che purtroppo nel nostro specifico caso non è così utile, perché altrimenti potevo andarci a uccidere Mega Satana, con la chiave di papà. E potrei effettivamente farlo, ora che ci penso. Perché la Blank Card credo che se la spreco tutta quanta qui ci faccio cavoli dopo. Cioè, superato questo punto non abbiamo più power up, non abbiamo più shop. È un po' inutile la blank card abbinata al dado, un pochettino. L'abito da suora. Lo facciamo saltare in aria. Scelta abbastanza stupida a questo punto. A posteriori è stata una scelta stupida. L'abito da suora lo vogliamo prendere? O lo riroliamo? Lo decidiamo. Ah no, aspetta, questo qui è Depth 2. No, no, non mi serve. Potrei abbandonare la blank card. Sì, allora facciamo che lo... che rirolliamo. No, allora, ok, batteria. Non sapevo come fare, se no. Rirolliamo e ciò, ecco, Death Option, che mi va molto bene. Poi abbandono la blank card, perché l'abbandonerò qui. Ho appena visto, tra l'altro, una bellissima roccia segnata, che mi dà un aumento di danno, ma Kitty ci manda due volte. E no, di qua. Il piano è questo. Il piano in realtà era anche prendere la strada giusta. Mi sono dimenticato una cosa, cosa che mi ha reso molto scemo. A parte che ho preso danno, che mi rende ancora più scemo. Che posso skippare le stanze semplicemente facendo saltare nelle porte, grazie a Epic Fetus. Comunque sia, quello che volevo dire è che in realtà... Allora, abbandono la blank card.
perché ormai dovrebbe avere un valore marginale. Affronto mamma e mi porto la chiave di papà avanti, sperando di ottenere qualcosa di figo. Ecco, quello è quello che succede quando un piedone molto incazzato incontra noi molto incazzati. Allora, ho detto chest, quindi Polaroid, e andiamo a vedere cosa c'è nel patto con Satana. C'è Dark Bum, e già secondo me ne vale la pena di per sé. Facciamo che prendo Dark Bum e poi rirollo l'altro. Dove sei? Ecco. Perfetto. Dicevamo, allora prendo Dark Bum perché me ne vale veramente la pena. E rirollo l'altro, quindi Dice Shard. E abbiamo la coda di gatti. Che va bene. E abbiamo anche il Bat Penny, no. Facciamo i peti quando prendiamo la roba. Siamo anche a 2/3 di gatti, tra le altre cose, eh. E abbiamo il Dark Bum a cui avrei voluto far raccogliere quella roba, ma non ci ho pensato. I cuori, intendevo. Ora ho la chiave di papà, che di fatto ci permette di entrare gratuitamente in vari posti. Ecco, iniziamo a trovare roba. No. Prendiamo un danno sperando di ottenere qualcosa. Non abbiamo ottenuto un granché. Abbiamo ottenuto un... Oh, no, al momento, abbiamo ottenuto un altro frammento di Dice Shard. Che non è propriamente niente. Purtroppo prendo un danno per uscire, però. Anzi, non è spawnata la Curse of the Tower, perché quello mi aspettavo succedesse. Allora, se io mi metto qui, no? Buono, buono. E poi faccio saltare in aria tutti quanti. Con calma e gesso. Ah, ne è rimasto uno. Che viene ucciso dal Taurus. Ora, ovviamente, abbiamo preso Dark Bum. E mi aspetto che nel giro di 8 secondi... Ah, posso muoverla! Dopo la prima continua a colpire dove io indico, quindi posso muovere il getto volendo. Dai, due cuori, perfetto. Stavo per dire che ora che ho preso Dark Bum non otterremo più cuori rossi, ma a quanto pare sono stato il classico pessimista del cavolo. Sono sempre stato un pessimista io, non è che sarebbe una novità. Vediamo qua. Non è che mi dai qualcos'altro? Ragni blu, che dovrebbero avere un danno, ecco, molto alto. Vediamo cosa c'è qui dentro. No. Perché vabbè che sono forte, ma farsi rush di nemici tanto per... No. Mi devo ricordare che c'ho il quadruplo colpo, altrimenti qua prima o poi faccio una brutta fine. Te li faccio saltare in aria sperando in un patto con Satana decente. 1, 2, 3, 4. E via. Non so neanche perché mi ci sbatto, eh. Potrei skipparle queste stanze. Ve l'avevo già detto. Ah, si mette una cosa qua. Poi ci spostiamo. Ecco. Ah, quando si attiva Taurus non posso più muovere i cosi. Non posso più muovere i comandi, se così li dobbiamo chiamare. Ecco, ho preso un bel danno in piena faccia. Ah, è vero, ora ogni volta che prendiamo danno si attiva la Polaroid, che è un vantaggio a cui non avevo pensato, perché la Polaroid io ormai la prendo più che altro per permetterci di arrivare dove vogliamo arrivare. Però è un vantaggio molto grande in realtà. Cuori. Io sto uccidendo tutto perché spero di ottenere cuori per Dark Bum. Non perché ho qualche strano masochismo, che probabilmente forse ho anche, però non è quello che mi ha spinto a fare questa cosa. Morti, morti. Batteria di cui non me ne faccio niente perché purtroppo la chiave di papà ha un uso molto marginale. Tra l'altro non vi ho detto cosa fa, anche se penso lo sappiate. Apre qualsiasi porta del gioco. Qualsiasi tipo di momento, siamo in una stanza, apre tutte le porte che danno su quella stanza, apre le stanze segrete, apre le stanze per andare in altre stanze, apre addirittura le arene, se non abbiamo la... apre tutto quello che qui richiede una chiave, apre le arene se non, anche se non abbiamo il coso giusto per entrarci, la quantità di vita giusta per entrarci, e cosa più importante per cui l'ho presa io, è che apre anche l'ingresso per Mega Satana. Ora, io visto che ho paura di quei cosi, soprattutto quando ho un tipo di sparo molto lento, stavo un po' attento. Adesso, lì c'è un cuore di fede in caso subisco danni, e andiamo dal boss, che è The Fallen, che quindi già di suo ci dà un oggetto del patto con Satana, che è imploso The Fallen. Che non voglio sti oggetti perché mi costringerebbero a non... Mi costringerebbero praticamente a non portarmi con me la chiave di papà. Quindi, Dice Shard... Ci tocca usarlo qui. Ecco, Abaddon di fatto è fighissimo.
Noi non otteniamo uno dei vantaggi, però vabbè, prendiamo il resto. Heavy Lap, Damage Up, Shot Speed Up. E Fear Shot, scusate. Uno dei vantaggi di Abaddon è che forniva, a parte che ti fregava tutti i cuori rossi, ti forniva 6 pratici cuori neri. Nello specifico a noi non si vede tanto perché eravamo già full di vita, però forniva anche quello. Scarlet Womb. E non sarebbe male averci una carta del mondo, eh. Ecco. Tutti morti e si attiva anche da Ghost of the Tower. Speravo di stare, ecco, di stare abbastanza lontano non prenderci il danno. Chiavi che fanno sempre bene, soprattutto quando si sta per andare alla chest. E cosa più importante, sia anche la coda di Gappi. Dai. No, non l'avevo vista la. Cioè, non avevo neanche sentito che c'era presente la mano di mamma. Ragni, in realtà in questo caso specifico avrei preferito di Gralunga avere. Vabbè, fa niente. Tu non lo potevi sapere. Avrei preferito di gran lunga avere un cuore di fede che tra l'altro mi ha fornito il gioco. Dai, prendi anche questo, Dark Bomb. Bravissimo, siamo tornati folla. Tra l'altro con tutta questa quantità di. Dai. Perfetto. Vale la pena aprire quel coso? Sprendendo due delle nostre preziose chiavi? Io direi di sì se c'è una Dice Room, però un pochettino rosico. No. Uno, due e tre. Non ne è valsa la pena, siamo sinceri. Non ne è valsa minimamente la pena, però. Meglio togliersi il dubbio. Allora. Morite male. Il danno si sente. Abbiamo cappato il danno, tra l'altro, prendendo anche Abaddon. Vediamo un pochettino cosa c'è qui sotto. Niente. Spero di arrivare presto dal boss. Scusate la parlata alla russa, ma per un momento ho avuto timore. Sto pensando che se io faccio tipo così, no? Ecco. Loro scorrono tutti in maniera. Ecco, qui ad esempio è un posto sicuro adesso. Posso fare così. Uno e dos. Tra l'altro stavo per prendere danno perché mi si era un attimo incastrato il pad. O meglio, l'analogico del pad. Ma alla fine me la so cavata, quindi va tutto bene. Vi lascio buone e buone tranquille. Uno. Non ho capito se quelli buchi sono un rischio anche per chi vola, ma non ho intenzione di testare la mia teoria adesso. Tutti morti e qui c'è un. Niente. Cuore di fede. Che buono. Alla fine se prendiamo danno abbiamo addirittura tre cuori di fede in questa. Su questo piano, quindi va tutto bene. 4 chiavi? 1, 2, 3. E 4. Ok, infami ne è valsa la pena. È valsa le 4 chiavi. Almeno credo. Non ne sono sicurissimo. Loki è morto prima di spawnare. Ecco, Fistola potrebbe essere un problema. Perché è sempre la solita discorso. Se si rompe troppi pezzi, con un attacco lento è difficile colpirla. Muori anche tu? Perfetto. Cos'è questo The Magician? Che con. Non so che effetto abbia The Magician mischiato con. Che avevamo noi invece dei Magician? No, niente. Ci portiamo dei Magician. Non so se ha effetto con il. Parole mie. Con l'Epic Fetus. Ok, altri quelli. Non dovrei temere per la vita. Per come arriva la cattedrale. Penso che anche se Eclipse mi dovesse. Che so, falciare. Che perdo un troiaio di vita. Ne ho comunque altri due troiai completamente a disposizione qua. Vediamo se c'è qualcosa qui. C'è qualcosa qui. Una slot machine. Beh, una pretty fine a me farebbe così tanto schifo, eh. Beh, ecco. Ah, e le chiavi. Dai, dai, dai. Aspetto di. Ecco, no, mi sto rompendo troppo le scatole. Non posso. Ecco, ho preso danno. Sono riuscito a prendere danno di mio autoinflitto. Vabbè. Fa niente. Andiamo. La pillola la ignoro perché anche se fosse qualcosa di positivo, non credo sia così positivo da dover rischiare. Cosa c'è qui dentro? Un cuore di fede e un cuore rosso. Vabbè. Dark Bomb prendilo, ma tanto ci facciamo cavoli. Il povero Dark Bomb ci aveva anche pagato in. Per. Policevolo mi ha quasi fatto pena. Vediamo un pochettino cosa c'è qua. O qua. Niente. E andiamo a affrontare. Stavo dire, andiamo a affrontare il boss, ero convinto fosse il boss quello. Tanto mi sono appena reso conto che sono stato per parecchi minuti con la mappa aperta, scusate, non me ne ero accorto. Perché io di solito quando gioco rifatti miei sto con la mappa aperta e non ci ho ripensato.
E andiamo a affrontare il boss, che ovviamente è Eclipse. Che è morto soltanto qualunque con una bordata di del nostro quad Epic Fidus. E ascendiamo. Cattedrale. Come sempre, la cattedrale è probabilmente più difficile arrivare dal boss che sconfiggerlo. Soprattutto perché per quelle sanguisughe. Ok, ha preso danno, ma grazie al cielo ci ha pensato la nostra pratica. Il nostro pratico Gimpy a ridarci la vita. Vogliamo sacrificare un po' di vita nella speranza di trovare qualcosa di quasi forse decente. Testa di Gappi. Siamo anche diventati Gappi? Credo di sì. Però intanto lo uso solo una volta e poi mi riprendo la chiave di papà. Perché se siamo diventati Gappi... allora abbiamo la coda, abbiamo la testa. Perché mi ricordavo di aver preso qualcos'altro di Gappi? Ah, perché mi sa che avevamo preso la zampa all'inizio. Non, però non mi sembra essere diventato Gappi. Vabbè, lo vedremo tipo adesso. No. Cioè, avete capito perché ho preso danno? Ve ne siete resi conto del perché? Mi ha spostato... Cioè, noi abbiamo spostato con le nostre esplosioni... come cacchio si chiama? Mostro 2. E Mostro 2 ci è venuto addosso. Banalmente, ci siamo fatti danni da soli, praticamente. Senza offesa, ma facciamo davvero tanto danno. Ma... Non è di chance per noi, Zeddy. Ok. Doppie chiavi per entrare qua dentro, che è una dice room col cavolo che rirollo il mio setup. Uno. Ok, abbiamo pulito abbastanza. Ecco, se io metto qui, no? Prevedendo bene dove vadano le cose. Niente, eh. La mia previsione su Dark Bum che non paga più si è rivelata forse corretta nella cattedrale? Cioè, in realtà che poi non è Dark Bomb che non paga, è la cattedrale che non ci dà i cuori. Perfetto. Perché stavo facendo saltare qua che non c'è niente? Bombe, non mi sarebbe dispiaciuto cuori, sempre. E due mercanti belli belli pronti a farci saltare in aria. A farsi saltare in aria. E di nuovo un Deadly Loglanks che penso durerà da Natale a Santo Stefano. Batteria, io in realtà vorrei più vita. Però vabbè, non sto a fare il pretenzioso. Andiamo a affrontare Isaac. Ad esempio dovrei soltanto occuparmi di schivare i colpi di Isaac perché... Ecco, quanta vita gli abbiamo tolto già? Ah, non posso sparare perché sono sotto l'effetto di Taurus. Ho preso un danno, perché ho preso il danno? Perché Taurus mi impediva di sparare. E poi quando ho potuto sparare effettivamente era troppo tardi. Isaac è morto abbastanza velocemente, se devo dire, e scendiamo. Cioè, in realtà è saliamo. Vabbè, avete capito, andiamo avanti. Ora, prima di fare qualsivoglia cavolata, mi sparo la chiave di papà così apro quella porta. Che è l'unico motivo per cui l'abbiamo portata. Ho usato il tasto sbagliato, ho sprecato The Magician. Che di fatto, a quanto pare, ha quell'alone viola, ma non ha cambiato niente. Comunque, abbiamo aperto la porta del Mega Satan. Ok, quello è l'arte... No. No. Sì. Sì, vita extra. Abbiamo la Curse of the Unknown. Che è una rottura di scatole, ma francamente... Ah, è proprio vuota questa stanza. Stavo dicendo. E io ero già pronto a qualche pin che usciva. Ho detto no, perché quello è latte al cioccolato. E ci distruggerebbe il nostro danno. Per carità, potremmo sparare Epic Fidus a una velocità impressionante. Però non so... quanto ci converrebbe, visto che abbiamo già il quadruplo colpo. Quindi giriamoci molto alla larga. Implosi. Ricordo che adesso, visto che siamo qui, ogni cosa contiene un oggetto, ogni cesta dorata. E visto che abbiamo la chiave di... la chiave, la coda di Gappi, è più probabile ottenere... ceste dorate. Muori. Più probabile non significa certo, ovviamente. Come avete appena notato... uno dei due è imploso per motivi suoi e l'altro credo che gli seguirà molto a breve. Si può fare un altro? Non mi spiacerebbe se... cos'è Spider Bite, no? Rallenta. In un mondo perfetto adesso se noi colpissimo Blue Baby con il nostro quadruplo... Brimstone, sì, col quadruplo Epic Fetus abbiamo una chance decente di rallentarlo.
Ah, non sei morto? Io ero convinto di averti ucciso. Scusa. Non ti volevo ignorare. 99 bombe perché no? Perché adesso abbiamo la... Ah, non era... Vabbè, mi sono confuso un attimo. Per un attimo pensavo di avere la Curse of the Lost. Invece era giusto, era la Curse of the Unknown. Che non possiamo sapere quanta vita abbiamo. Ma non mi sembra di aver preso danni. Cioè, danni non compensati da... non so cosa siano. Blu non li ho mai visti. Non... Mi mettono un po' d'ansia. Ah, ok. Sparano e lacrima ricerca sparano. Che giustamente. Ok. Vediamo un po'. Dai. Tre peccati capitali, di cui... il più pericoloso ci è arrivato addosso, però... Ci è arrivato addosso nel momento sbagliato. Ovvero, ci è arrivato addosso quando... Ormai eravamo invulnerabili temporaneamente. In questo devo ringraziare Taurus, che non me l'aspettavo in realtà così comodo, Cioè, non me lo aspettavo così comodo nel nostro caso. Però in effetti all'inizio quando l'ho ottenuto non sapevo di aver ottenuto la Pig Fetus. Tra l'altro anche adesso Taurus ci ha parato un colpo che ci saremmo autoinflitti. Ok. Oh, Charm of the Vampire, perfettamente inutile, ma perché non prenderlo? Ok, se vado qua, morti, morti e morti. E l'impressione mia si sta attivando più velocemente Taurus. Da un po' di stanze. Ecco, ad esempio, è già riattivo. Prendi, ci dà il tempo di sparare un colpo prima che si attivi. Piercing shot, non ci servono a niente, ma perché no? E abbiamo trovato il boss. Quindi Blue Baby, a noi. A noi appena ucciso Little Horn, che a quanto pare ha deciso di rompermi le scatole. Perché è rimasto il buco aperto? Ah, ok. E auto jump, che senza offesa ci faccio niente. Andiamo a sconfiggere Blue Baby. Come sempre basta mettere il colpo e poi mi occupo semplicemente di schivare. Ok, non volevo prendere il danno, ho preso danno. Ho preso più di un danno in realtà. Ok, sono riuscito a schivare quel colpo, non ho capito come. Ma fingiamo e va tutto bene, tanto Blue Baby è morto. Cuore blu, ovviamente come ho detto non prendo la... Perché non ho mai sbloccato niente? Può essere che con cosa l'avevo già fatto? Con Azza l'avevo già fatto tutto, non mi pare. Vabbè, andiamo a sconfiggere anche Mega Satana, che almeno quello sono sicuro che non l'avevo sconfitto. O forse perché sono offline, perché non avendo internet non posso essere online. Non credo sia così però. Me le segnava già fatte, eppure io non l'avevo fatte. Vabbè, fa niente. Mega Satana. Al massimo moriremo qui con onori, finendo una run che era abbastanza epica. Penso che a voi interessi relativamente poco se l'avevo già sconfitto o no. Penso interessi più vedere danni stratosferici. Ecco, Mega Satana è già uscito dalla fase 1, dalla sua fase 1, se così devo chiamarla. Certo, un po' mi dispiace però aver sprecato questa run e non sbloccarci niente, un pochettino ci rosico. Dai, Guerra muore. Ah, e Guerra era rimasto spaventato a causa dell'effetto di come cacchio si chiama? Di Abaddon. Abaddon che mette il fiore effect ogni tanto. E abbiamo smantellato tranquillamente Envy. Chi altro ci manca? Ah, già che ci siamo, perché non siamo anche The Empress? Che c'è l'effetto War of Babylon, che aumenta la nostra velocità, quindi schiviamo più facilmente. Morto 1 e morto 2. Da qui a qualche secondo. Credo che Mega Satana non reggerà. Ci ha fatto male, eh? Infame. Ecco, angeli che arrivano. Morto e... Morto. Ora. Perfetto. È andato giù, dovrebbe partire l'ultima fase. Tra l'altro vorrei già essere pronto con il pratico. Ecco, appena... Quanto ti rimane di vita? Niente, credo. E infatti abbiamo sconfitto anche Mega Satana. Beach. Parte il finale. Abbiamo sbloccato cose. Black Baby sbloccato. Però non capisco. Ho sbloccato Black Baby. Solo questo? Vabbè.
Comunque sia, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, un mi piace e un commento è sempre gradito. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!